consigliamo di tenere le cinture allacciate per la durata del volo. Hey ragazzi, siamo a Stoccolma. Qui ci troviamo a Gamla Stan, la Old Town di Stoccolma. E dietro di noi ci sono le coloratissime casette, simbolo della città. Qui a Gamla Stan si trova anche la cattedrale di Stoccolma. La fika svedese è un momento sociale molto importante, equivale un po' alla nostra pausa caffè o all'ora del tè per gli inglesi, a cui non si può proprio dire di no. Qui ci troviamo in un'altra zona bellissima di Stoccolma, siamo a Puturiet. Qui è presente un mercato permanente dove è possibile contrattare. E come sempre un bel giro nel supermercato. Guardate che bello, qua ti prendi la vaschetta e ti puoi fare l'insalata. Ce le mettiamo due polpettine? Ci troviamo all'isola di Ljugolden nel villaggio di Skansen. Il primo museo al mondo all'aperto. In questo villaggio sono presenti case, botteghe, fattorie provenienti da tutto il paese. Quindi è una specie di Svezia in miniatura. E adesso un po' di street food svedese. Siamo appena entrati all'interno del Vasa Museum. Un museo appositamente costruito per custodire la nave più antica presente sulla Terra. Avevamo troppo freddo, quindi fika time! Chocolate ball! Dopo chilometri e chilometri a piedi abbiamo noleggiato un monopattino elettrico. Che figata! Sono le 6:30 e siamo già seduti a tavola per cenare. Dovete sapere infatti che le cucine dei ristoranti svedesi chiudono intorno alle 7:30-8. È arrivato il momento delle köttbullar. Una cosa che non può mancare nel vostro viaggio a Stoccolma è il glögg. Buonissimo, tipo il nostro vin brûlé. Buongiorno ragazzi, oggi colazione al supermarket. A Stoccolma piove, ma abbiamo ancora tante cose da vedere. Abbiamo appena raggiunto il municipio di Stoccolma. E sapete che al suo interno vengono assegnati i premi Nobel. I nasi cominciano a farsi rossi per il freddo. Quindi adesso andiamo da fika a farci una fika. E adesso giretto in metro, e perché?
perché ogni fermata della metro di Stoccolma è un'opera d'arte sotterranea. Come mi piacciono le aringhe. Fa davvero freddino qui, eh. E abbiamo deciso di andare a prendere ancora più freddo perché stiamo andando a fare la crociera dell'arcipelago delle isole attorno a Stoccolma. La città di Stoccolma è stata costruita su 14 isole collegate tra loro da ben 57 ponti. E adesso ci dirigiamo all'isola di Södermalm. Sull'isola di Södermalm si trova il quartiere Soho, che ricorda un po' il quartiere Nolo di Milano o il quartiere Soho di Londra. Soho era la zona più povera e malfamata della città, oggi invece è un quartiere hipster abitato da stilisti, artisti e designer.